Rotocalco Versilia oggi è alla CGIL di Lucca, nella sede della CGIL. Rotocalco Versilia oggi si occuperà di ambiente, di sostenibilità e anche di tutela del lavoratore. Avremo delle interviste molto interessanti, naturalmente con i rappresentanti provinciali, ma anche con un rappresentante, un ragazzo di 17 anni, un ragazzo giovane che veramente deve scuotere le coscienze. Al segretario generale provinciale della CGIL, Rossano Rossi, chiediamo come si pone la CGIL, come affronta la questione ambientale e quali sono i rapporti con i giovani in difesa dell'ambiente. Sì, come CGIL, già a livello nazionale, nell'ultimo congresso, abbiamo posto come tema centrale, come uno dei temi centrali, la questione ambientale. Perché? Onestamente, ormai tutti i report scientifici lo dimostrano, poi se sarà il 2030 piuttosto il 2050 o il 2070, fatto è che questo modello di sviluppo non è sostenibile con questo pianeta così come l'abbiamo vissuto noi fino ad oggi. Poi cosa sarà la Terra un domani, se sarà una palla di fuoco o una palla d'acqua non lo so, però se si continua con questo modello di sviluppo non c'è un futuro per gli uomini per come l'abbiamo vissuto noi. E questo crediamo sia un tema che riguarda tutti nel pianeta, riguarda tutti in Italia, riguarda tutte le classi sociali. Quindi noi dobbiamo porci la sfida di coniugare sviluppo, lavoro a sostenibilità ambientale, che non è facile, perché siamo reduci da periodi in cui c'è stato uno sviluppo selvaggio, insostenibile, c'era una domanda interna e funzionava, c'era dopo la guerra un boom economico che andava bene, si è fatto di tutto di più, ma oggi paghiamo i conti di quello sviluppo lì. Quindi, e noi riteniamo anche che sia possibile un'alternativa che possa anche salvaguardare l'occupazione e consegnare ai giovani un mondo migliore. Quindi questo come CGIL è un assunto, anche perché su queste tematiche generali, cioè, in me di tutti i report, di tutti gli esempi che hanno fatto, ce n'è uno che la colpisce, che mi colpisce in particolare, che è legato a dati veri. Cioè, ormai nel nostro pianeta noi arriviamo a circa un pochino prima di metà dell'anno in cui consumiamo più delle risorse il pianeta riesce a produrre. E una volta in un convegno mi fu fatto un esempio, come se tutti gli abitanti della Terra viaggiassero una grande astronave che parte per l'infinito e tutti hanno le provviste per sopravvivere per un anno. Ma se queste provviste finiscono prima, cosa succede? La gente muore e dice no, però non torna Rossano, mi fece uno, perché non si muore, per cui noi si campa tutto l'anno e cupola riparte il giro. Dice no, noi non si muore dopo sei mesi, quando finiscano le provviste, perché ci sono persone nel pianeta purtroppo che muoiono e che soffrono molto prima dei sei mesi. Quindi in questo momento in Europa, per esempio, l'Europa consuma più di quello che produce a partire dal 15 maggio, in Italia dal 10 maggio, l'Italia dal 15 maggio, cioè noi dal 15 maggio in poi di ogni anno consumiamo più risorse di quelle che riusciamo a produrre. Quindi consegneremo al futuro un pianeta depauperato. Questo è un problema, quindi non bisogna coniugare questi fattori qui. I giovani che oggi protestano, meno male, meno male ci sono, andrebbero proprio santificati, perché finalmente una generazione ce l'ha fatta a dire basta, ha preso coscienza di un futuro che per loro è a rischio. E io sono veramente contento che partendo da Greta Thunberg e poi tutto Fridays for Future, tutto questo movimento, questi ragazzi pongano la questione, che guardate non è soltanto una questione ambientale, poi si lega tutto, perché con cambiamenti climatici ci sono le migrazioni, ma noi a questi giovani cosa gli lasciamo? Io ho fatto parte di una generazione in cui io vivevo meglio di mio padre e di mio nonno, noi a questi giovani hanno un problema generazionale, perché una disoccupazione giovanile paurosa. C'hanno un problema sociale, lavoro nero, lavoro sottopagato, precariato, e ora c'è anche una questione ambientale. Cioè noi da qui in avanti stiamo andando in un periodo in cui l'età media, che aumentava, rischia di diminuire drasticamente. Quindi
li abbiamo sotto, diritti, li abbiamo sotto, le prospettive, noi ci togliamo e anche anni di vita e qualità di vita. Quindi io penso che noi bisogna essere completamente aperti alle telemate che portano avanti questi ragazzi e dargli tutto il sostegno possibile. Da questo punto di vista, come CGR Lucca, ci teniamo a intensificare il rapporto che già abbiamo con loro. Ecco, nel territorio appunto, nella provincia di Lucca, come appunto si coniuga sostenibilità e ambiente, sviluppo? Sì, perché poi le tematiche sul nostro territorio, esatto, poi le abbiamo tematiche sono fatto quelle un'analisi generale, sì, mondiale, sì, che poi peraltro abbiamo che sono il pianeta, gli acciai si sciolgono, l'Amazzonia brucia, però poi i problemi ce li abbiamo anche sul territorio. E invece qua, nel nostro territorio, quali sono i problemi, come si pone il sindacato, quali sono le possibili soluzioni? Nel nostro territorio anche noi abbiamo il nostro bel lavoro a coniugare lavoro e sviluppo, perché anche noi abbiamo delle problematiche. Noi abbiamo, per esempio, fu alcuni esempi che sono attuali, però la questione della logistica, della viabilità per quanto riguarda tutte le aziende del cartario, un inserimento produttivo che è una risorsa per il territorio. Però se si pensa di risolvere o di agevolare i problemi della viabilità che hanno queste aziende per avvicinarsi alla autostrada, per spostare il materiale di cui hanno bisogno, abbattere anche i costi, poi per che arrivano anche al consumatore, tutto giusto. Però se noi pensiamo che questo qui, per esempio, sia risolvibile attraverso il progetto che ci hanno presentato, che abbiamo visto, del cosiddetto asse viario, che sarebbe questo terrapieno di 9 metri che attraversa la valle di Lucca, noi da quel punto di vista non siamo d'accordo, perché quello ci risulterebbe uno scempio ambientale che non darebbe neanche le soluzioni sperate. Oppure, stesso discorso, l'ambiente è una cosa, diciamo, delicata, va preservato. Abbiamo la Versilia, un gioiello da tutti i punti di vista, però l'ambiente della Versilia va salvaguardato. C'è il parco, c'è il lago di Massasciuccoli, c'è la pineta. L'asse di penetrazione a noi non ci sembra ci sia questa necessità per andare a affettare una parte di quella pineta che poi non avremo più e non consegneremo più ai nostri giovani. C'è il problema delle cave. Il problema delle cave è una tradizione, un'attività estrattiva, ci lavorano persone nostre. Un fiore all'occhiello in tutto il mondo. Un fiore all'occhiello, il marmo nostro è pregiato. Ci lavora gente, la gente lavora a 1000 metri, che se gli finisse il lavoro. Però è anche vero che anche lì, siccome siamo più a tempi di Michelangelo, per cui si estraeva un blocco di marmo, ci lavorava tante persone, c'era un ritorno per tutti, oggi ci lavora molto meno persone, sempre tante per il territorio, ma i ritmi di estrazione, se procedono e sono andati avanti negli ultimi anni, sono un problema. Quindi è stato fatto un piano regionale cave, nome CGL abbiamo portato avanti, noi diciamo che per esempio se te scavi 100, almeno il 30% deve essere materiale che ti ci vuole, perché se no te per tirare fuori poca roba fa fuori una montagna intera. Del materiale che scavi, del materiale buono che prendi, poi il 50% va lavorato in loco, perché se no te umidirai neanche una ricaduta occupazionale sul territorio. Se ci atteniamo che poi sopra un certo livello non si possa scavare, che vada preservato quel patrimonio lì, che altrimenti non ci sarà più, diventa anche questo un fattore importante. Ripeto, questo qui va coniugato con l'attività, con i nostri lavoratori che lavorano lì, con i lavoratori che non devono perdere il posto di lavoro. Quindi ci vuole una gradualità, ci vuole un'attenzione. Fu l'ultimo esempio, anche questo delicatissimo, KME, 600 persone lavorano a Fornace di Barga in questa fabbrica. C'è un progetto dell'azienda di installare un pirogassificatore. Io non ho in questo momento le capacità di dire se il pirogassificatore sarà sostenibile dal punto di vista ambientale o se non lo sarà. Però io non posso accettare che o così o niente, perché quello che viene fatto deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, se no non lo facciamo. E allo stesso tempo io azienda mi devo porre il problema di dare una soluzione alternativa se quello non fosse praticabile, perché solo così io potrò salvaguardare l'occupazione e l'ambiente. Quindi, ripeto, noi non lo sappiamo, però come sindacato, come CGL, siamo molto convinti che questo progetto alla fine deve convincere tutti, deve avere quelle garanzie date da soggetti diversi e quant'altro che è sostenibile, altrimenti non ce ne sarà per nessuno, perché anche lì non è più 100 anni fa che all'azienda metallurgia ci lavorava tutto il paese, tutta la vallata, oggi ci lavora tantissima gente, non saprei cosa fargli fare a tutti quelli che ci lavorano, ma non tutta la gente, per cui se si andasse a un ipotetico referendum molto probabilmente forse direbbero non facciamo nulla. Allora noi bisogna trovare delle soluzioni che salvaguardino l'occupazione, che salvaguardino quei lavoratori, che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Ripeto, noi abbiamo avuto un atteggiamento
guardingo, e tuttora teniamo un atteggiamento guardingo, perché abbiamo altri sindacati che sono subito sdraiati sulle posizioni dell'azienda. Noi non siamo in questo momento, noi abbiamo detto no, ma non abbiamo detto neanche sì, noi vogliamo un progetto sostenibile. Vogliamo vedere, vogliamo valutare, esatto. Il tema è talmente importante, delicato, veramente enorme, e quindi ci vuole molto occhio e molta certo. attenzione. Giorgio De Girolamo è un ragazzo di 17 anni, attivista impegnato per la lotta a tutela dell'ambiente. Da quando nasce questa passione? Da cosa ti nasce? Cos'è che ha spinto la tua sensibilità ad impegnarti in maniera così attiva? È una sensibilità che è nata nei mesi scorsi, prima del 15 marzo, vedendo molti miei coetanei muoversi in difesa dell'ambiente, nella lotta al surriscaldamento globale. Ed è una sensibilità nata principalmente, come quella di tanti miei compagni, di tanti miei coetanei, dalla paura di un futuro sempre più incerto, trasmessaci dal messaggio degli scienziati che ogni giorno ce lo ricordano. Tu fai parte di un movimento? Sì, del movimento Fridays for Future, un movimento globale che lotta per la difesa dell'ambiente, la lotta al cambiamento climatico. E il vostro movimento cosa vuole? Cosa dice? Il nostro movimento dice due cose, dice di stare uniti dietro la scienza, quindi di non lanciare soluzioni dall'alto, ma di riportare, di essere la voce del messaggio scientifico. È un messaggio scientifico che ci dice che dobbiamo stare sotto un grado e mezzo di innalzamento della temperatura globale dai livelli preindustriali. La seconda nostra richiesta che ci spinge in questa lotta è quella di scatenare una rivoluzione dal basso, anche dalle istituzioni che devono lanciare l'allarme, lanciare l'emergenza e riportare nel dibattito pubblico in modo sano e in modo chiaro e comprensibile il cambiamento climatico. Scenderete in piazza? Sì, scenderemo in piazza il 27 settembre e sarà la nostra terza manifestazione globale dopo quella del 15 marzo e quella del 24 maggio, e saremo alle ore 9 in Piazzale Verdi. Dopo faremo un flash mob in Piazza del Giglio per riportare, diciamo, un'attenzione a una sana comunicazione dei media riguardo al cambiamento climatico. Dopo faremo un corteo all'interno delle vie cittadine e concluderemo la manifestazione in Piazza San Michele, dove spereremo di avere tra noi anche un professore universitario o delle scuole superiori ancora da vedere, che illustrerà ai ragazzi e giovani i temi, i nodi principali di ciò che andiamo a ciò per cui andiamo a manifestare. La manifestazione ci sarà anche in altre città? Sì, sarà diffusa in moltissime città italiane, soprattutto, e questo è un principio fondamentale, anche in molti piccoli centri. Ci sarà anche in Versilia? Anche in Versilia l'avremo, dove c'è un altro movimento che è attivo come noi. Ecco, hai parlato di un insegnante, che sperate nella presenza di un insegnante. Come rispondono, appunto, come risponde la scuola? La scuola in questo momento è davvero una fucina di nuove sensibilità? La scuola sì, deve rispondere a questa voce dei giovani, in parte lo sta facendo, noi usciamo dalla scuola per un giorno, ma il nostro obiettivo è quello di rientrarci e nella scuola creare l'alternativa. Fabrizio Simonetti è il segretario della CGIL, per questa manifestazione sarete in campo? Sì, è importante che le persone siano consapevoli del fatto che i cambiamenti climatici accadono oggi nel nostro pianeta e rischiano di consegnarci in poco tempo un mondo non più vivibile per i nostri figli, per chi insomma verrà subito dopo di noi. E inoltre è importante anche che le persone siano consapevoli che questi cambiamenti climatici hanno anche grosse ripercussioni dal punto di vista sociale, economico, flussi migratori, cambiamento dei modi di vivere, cioè un mondo praticamente che noi rischiamo di non conoscere più, che ci consegnano un mondo che è ostile rispetto a noi. Allora, per tutte queste ragioni pensiamo che si debba fare qualcosa, che le istituzioni, i partiti politici, le grandi multinazionali acquisiscano questa consapevolezza e la traducano subito in azioni concrete. Non c'è più tempo, non si può più aspettare. Per queste ragioni la CGIL sarà in piazza il 27 al fianco di tutti coloro che vorranno dire cambiamo questo modo di vivere e di produrre. E quindi questo terzo sciopero globale sull'ambiente ci vedrà sicuramente in partita, uniti e convinti che bisogna agire da subito ed essere da subito attori e partecipi. E speriamo che ci siano tante persone con noi quella mattina.
E quindi i giovani ci stanno dando l'input, le istituzioni si devono impegnare e il sindacato deve vegliare affinché la tutela dell'ambiente sia possibile, ma tutelando anche l'interesse dei lavoratori.